Santa Marina di Omura era una donna dal cuore puro, cresciuta nella piccola città giapponese di Omura, con una fede tanto grande da rischiare tutto per essa. Ogni giorno viveva con devozione, offrendo tutto di sé agli altri, sempre pronta a tendere una mano a chi ne avesse bisogno. Non c'era missionario perseguitato che non trovasse un rifugio sicuro tra le mura della sua casa, dove si celebrava l'Eucaristia e si offriva il conforto dei sacramenti. In quel rifugio, chi era nel bisogno trovava pace e forza. Padre Jordan, che conosceva bene il suo animo, la definiva la donna più coraggiosa e santa che il Giappone abbia mai avuto. Il suo cuore era guidato da un amore per Dio che non conosceva paura. Ogni giorno Marina si alzava con lo sguardo rivolto al cielo, ringraziando e offrendo la propria vita. Un giorno sentì crescere dentro di sé il desiderio di dedicare il corpo e l'anima a Dio, facendogli voto di castità. Era un dono d'amore assoluto, puro come una preghiera sussurrata in segreto. La sua fede, però, non passava inosservata. Le autorità la seguivano, incuriosite e infastidite dal suo coraggio e dal rifugio che offriva ai cristiani. E così, in un giorno che sembrava uguale agli altri, venne arrestata. Con la schiena dritta e il cuore sereno, confessò apertamente la sua fede e il ruolo della sua casa come rifugio per missionari e fedeli perseguitati. Non aveva paura, le sue parole erano salde, forti, come radici di un albero antico. La sua punizione fu crudele, ma lei affrontò ogni tormento con una calma che sfiorava il miracoloso. La trascinarono per le strade, cercando di umiliarla, ma Marina avanzava con il capo alto, gli occhi rivolti al cielo, come se quella terra e quella gente fossero lontane e il suo spirito già danzasse altrove, in un regno di pace e luce. Ogni passo era una preghiera, ogni respiro un canto di fede. Poi venne condotta a Nagasaki. Lì la attendeva il rogo. Marina sapeva cosa significava. Il suo corpo sarebbe stato avvolto dalle fiamme e le sue ceneri disperse nel mare, ma non aveva paura. Quando le fiamme iniziarono a salire intorno a lei, il suo cuore rimase fermo, avvolto in un amore così grande che nulla poteva spegnere. Con le ultime forze, trovò la voce per perdonare i suoi carnefici, pregando per loro come per dei fratelli smarriti. Le fiamme portarono via il suo corpo, ma il suo spirito, puro come il mare e coraggioso come il vento, continuò a vivere nei cuori di chi l'aveva conosciuta. E così Santa Marina di Omura rimase per sempre un esempio luminoso per tutti i cristiani di quelle terre lontane, una luce che non si spegne mai, nemmeno nelle notti più buie. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.